siamo a Monaco, Monte Carlo, al Palais Grimaldi. È una grande emozione perché abbiamo uno spettacolo italiano che è arrivato qui in Francia, a Monte Carlo, la Divina Commedia, che è conosciuta in tutto il mondo, e quest'opera di Frisina è qui per cominciare poi il tour mondiale che arriverà anche a Toronto. Abbiamo qui una parte del cast che è nutrito, però ne abbiamo soltanto una minima parte. Io direi di lasciare la parola a loro, così si presentano. Abbiamo prima di tutto Dante. Ciao Vittorio. Ciao a tutti, mi presento Vittorio Bari, interpreto il ruolo di Dante, un onore, un piacere, una responsabilità, soprattutto quando si varcano le soglie appunto del territorio nazionale, quindi dover rappresentare il più grande capolavoro della letteratura italiana, ma ormai mondiale, è veramente una grande responsabilità, ma ci difendiamo bene. Io? Allora, io interpreto Beatrice, sono Stefania Fratepietro, una new entry perché io ho lasciato il Colossal 2 anni fa e dopo 2 anni insomma, in cui loro sono andati in tournée e sono stati finalmente apprezzati in tutta Italia, noi invece avevamo fatto solo le città principali. Andiamo all'estero e io sono felicissima di ritrovarli tutti e una grande emozione perché sarà un nuovo debutto questa sera. Lalo Cibelli, Virgilio nella prima edizione del Colossal, poi sono stato assente per un po' di tempo e adesso sono tornato con i miei compagni di lavoro, sono molto felice, tante cose si dovrebbero dire di Virgilio, del mio personaggio, so solamente che è un grande privilegio e sono veramente felice di essere qua, poi in questo spazio unico al mondo dell'Auditorium Grimaldi, credo che possa fare da portavoce anche a loro, credo che sia veramente grande, una bellissima emozione, speriamo vada bene. Ciao a tutti, io sono Giorgio Adamo, sono Pierre Delevigne e Arnaud, ormai sono al terzo anno con la Divina Commedia, e diciamo che questa varcare la soglia dei confini dell'Italia è un'emozione grandissima, e stasera poi abbiamo una cornice particolarmente affascinante e non vediamo l'ora di salire su questo palco. Cerchiamo di dare del nostro meglio e sicuramente l'importanza di quest'opera avrà un grande successo anche qui. Ciao a tutti. Salve a tutti, io sono Paolo Bianca, ho già interpretato i miei personaggi nel cast della Divina Commedia per una piccola parte di una tournée estiva, poi ho fatto adesso la tournée invernale, interpreto 3 personaggi, Caronte, il traghettatore, il Conte Ugolino e San Tommaso d'Aquino. E speriamo di fare una bellissima rappresentazione questa sera qui al Teatro Grimaldi Forum. Speriamo che dopo tanti spettacoli stranieri che di solito importiamo in Italia, bellissimi, finalmente speriamo che la musica italiana e l'interprete italiano, il teatro italiano venga amato in tutto il mondo. Quindi è una sfida che insomma speriamo di superare, di vincere. Le altre nostre compagne di viaggio che sono Valentina Spreca che interpreta Francesca da Rimini e Matelda e Daniela Bulleri che invece interpreta Pia e Piccarda. Beh, detto bene perché comunque in Italia è nato il melodramma, quindi sarebbe... Esatto, Giovanni. Oh, chiaramente parlavo delle donne, ci manca Giovanni De Filippi che interpreta Ulisse, Arnaud, San Bernardo, vabbè, siamo ormai nel delirio. Dicevamo di questo, facevi riferimento all'opera italiana, in effetti questo spettacolo musicalmente ricorda molto, fa l'occhiolino alla nostra tradizione musicale che è appunto il melodramma. Io credo che questo ovviamente può essere la chiave vincente per far conoscere meglio, per far vincere questo spettacolo anche all'estero. Beh, devo dire che tutti gli spettacoli comunque hanno una catarsi e più di questo si passa dall'inferno, purgatorio, paradiso, ma è poi tra l'altro una Divina Commedia particolare perché è l'uomo che cerca l'amore. Quindi l'amore beatificante, abbiamo Beatrice e su questo potrebbe dirci forse 2 parole in più il nostro duce, il nostro condottiero che è Virgilio chiaramente, nel senso di dux, colui che conduce, no? Tu stai scherzando, ma 3 anni fa... quando io feci Divina Commedia nel secondo anno, nel 2008, impersonificai il duce quello là, a Villa Torlonia, nella sua residenza abituale.
per cui facevo Virgilio e Benito Mussolini. Cioè, diciamo proprio, ecco, i due risvolti della metà. Tornando alla tua domanda, credo che sia l'uomo che cerca l'amore abbia dei livelli di lettura che siano estremamente diversi, cioè, o perlomeno può essere interpretato in tanti modi, in una chiave meramente mistica, teologica, in una chiave umana, molto terrena, nella quale anche un ateo può tranquillamente dedurre e fare il proprio percorso spirituale, non necessariamente quello teologico. Per cui credo che tutti siamo alla ricerca dell'amore, tutti siamo alla ricerca dell'alto, l'uomo in sé propende verso l'alto, per cui va a cercare effettivamente quello che lo può innalzare, che lo può elevare, che lo può purificare, che lo può mondare dalle colpe, dai peccati, dai rimorsi, dagli irrisolti. Questo è un grande cammino verso la luce. E verso soprattutto la luce. In un periodo come questo, dove purtroppo è ancora attuale la violenza, la guerra e tante, esatto. Allora sembra banale dirlo, ma purtroppo non lo è mai così importante ribadire che veramente l'amore, la condivisione, la fratellanza è l'unico sistema per quello che dicevi tu, per vivere. Sì. Beh, l'aspetto didattico sicuramente sono questi meravigliosi peccatori dell'inferno che ovviamente hanno la nostra simpatia più grande, nella quale ci ritroviamo ovviamente tutti. Non si può non avere una simpatia spiccata nei confronti di Piero delle Vigne e della sua invidia che tutti quanti provano. Non si può non essere compartecipi della grande passione che Francesca da Rimini prova nei confronti del suo amato, già che era stata costretta a sposare un vecchio porco non particolarmente piacente. Insomma, tutti quanti, io giustifico moltissimo anche sotto il mio aspetto più superficiale, più terreno, l'odio terribile, qui siamo nelle fauci proprio di Lucifero, l'odio terribile del conte Ugolino, il quale odierà per sempre dopo che è stato privato dell'affetto dei suoi figli. Ecco, tutti quanti, però partendo, vero, dalla identificazione di noi stessi, dell'inferno, ecco che il secondo atto ci dà molti sentieri per poter navigare verso la luce, per poter andare, per poter imparare, non si è mai pronti. Sì, è il nostro viaggio ed è sempre attuale. Questa è la grandezza, insomma, di Dante e della Divina Commedia. È attuale semplicemente, Don Marco lo ricorda spesso, perché parla di noi, parla dell'uomo, dei suoi desideri, delle sue debolezze, dei suoi limiti, ma anche delle sue grandi, come Lalo accennava, delle sue grandi aspirazioni di alto, di luce, come dire, ognuno poi lo chiama a modo suo. Gli autori, l'autore della musica è innanzitutto Monsignor Marco Fresina, il libretto è di Gianmario Pagano, la regia in questo frangente di Chiaravalli. Da questo bellissimo teatro che è a 15 metri sotto il livello del mare, quindi praticamente siamo in inferno, usciremo a rivedere le stelle con questo cast meraviglioso a cui auguro tutto il bene possibile per portare il nostro spettacolo all'estero. Grazie. Ciao. Fabrizio Carbone è il presidente della Nova Ars e questa produzione ha portato qui al Palais Grimaldi di Monte Carlo la Divina Commedia, l'opera di Monsignor Fresina. Complimenti. Grazie. Hai visto che dietro di noi siamo riusciti a far mettere questa magnifica scultura anche, che è la barca di Caronte. Rispetto alla Divina Commedia è interessante partire con un tour mondiale dopo i 3 anni in Italia, no? Tu conosci bene di tour teatrale, e partire qui da Monte Carlo in questo prestigioso teatro che è il Grimaldi Forum. La versione è quella nuova, quella del tour mondiale, molto bella, la vedrai stasera, e quindi in bocca al lupo mi faccio. Sì, non si dice, si direbbe un'altra cosa ma non possiamo dirlo in televisione. Come è cambiato lo spettacolo rispetto a quello che è stato in Italia? Beh, sai, andando nei teatri in giro per il mondo, il primo elemento è la dimensione dei palchi, che è molto più importante. Fai conto che il riferimento è il Teatro degli Arcimboldi di Milano, per capirci, quindi dei palchi da opera, dei palchi
e quindi possiamo finalmente fare una Divina Commedia che sia Colossal, che assomiglia un po' alla versione dell'Arena di Verona, con in più la possibilità, avendo il graticcio, di fare appendimenti, quindi avremo gli angeli che volano, i diavoli che fanno, capito, acrobazie, tutta una serie di elementi che nei teatri piccoli non potevamo fare. Ancora più emozionante di prima? Ancora più spettacolare, perché essendo un'opera, tu lo sai, impegnativa, dalle musiche, insomma, da ascoltare, quindi non un musical leggero, il fatto di renderla spettacolare rende le due ore dello spettacolo ancora più coinvolgenti, certo. Perché avete deciso di partire per questo tour mondiale proprio da qui? Beh, più che una decisione, questa è stata un po' una casualità dovuta all'amicizia, al rapporto con l'ambasciatore italiano qui a Monte Carlo. Antonio Morabito, è giusto citarlo. Esatto, che poi credo incontrerai più tardi anche tu con riuscire a intervistarlo. E lui, nell'inaugurare il mese della cultura italiana qui a Monaco, ha voluto che fosse proprio la Divina Commedia l'evento di apertura, per cui ci ha voluto qua, allora è stata un po' l'occasione per partire col tour da qua. E poi dopo Monte Carlo sappiamo che c'è già Toronto, no? Si dice. Sì, si dice Toronto, Montreal, quindi il Canada, andiamo negli Stati Uniti, in Sud America e quindi siamo Corea. Stiamo facendo un calendario che completeremo in questi giorni, insomma, lo saprai per prima. Naturalmente, e ovviamente in italiano, e questo è il bello. Ovviamente, la Divina Commedia la teniamo in italiano, qui hanno provato a chiederci sottotitoli in francese, potevamo metterli ma non ha senso, secondo me la Divina Commedia va messa in italiano e anche negli altri paesi del mondo la faremo in italiano. Sì. Abbiamo con noi Niccolò Caissotti di Chiusano, che è il presidente del Comites Gli Italiani a Monte Carlo, ben arrivato. Parliamo di questo mese della cultura italiana a Monte Carlo, come mai è stato organizzato? Ma questa è, diciamo, un'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia qui di Monaco. Come sapete, ogni anno c'è una settimana della cultura italiana e della lingua italiana nel mondo. Quest'anno, per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, si è pensato di prolungare questa settimana e farne un mese di cultura e di lingua italiana. Quindi saranno una serie di manifestazioni molto interessanti e si inizia proprio quest'oggi con la rappresentazione musicale della Divina Commedia. È un'opera molto bella, musicata da Cardinale Frisina e che da qui poi partirà in giro per il mondo. Quindi ne siamo molto orgogliosi e lieti di ospitarla, la prima mondiale qui nel Principato di Monaco, che, come lei sa, è uno stato molto vicino non solo geograficamente ma anche culturalmente all'Italia. I principi di Monaco sono originari d'Italia, della Liguria, e quindi ci unisce molto, molto affetto e molta simpatia. Quanti sono più o meno gli italiani a Monte Carlo? Ma gli italiani a Monte Carlo sono numerosi, si calcola in circa 9.000. Siamo la seconda comunità italiana dopo la francese. E fra i monegaschi, che sono circa 7.000, i francesi, che sono circa 12.000, noi facciamo circa il 75% della popolazione residente a Monaco. In questa splendida serata al Grimaldi Forum di Monte Carlo abbiamo con noi il tesoriere del Comites, Giuseppe Spinetta, che ha proprio organizzato l'apertura del mese della cultura italiana in Francia con questo spettacolo che è La Divina Commedia, un'opera grandiosa che vedremo questa sera. Come mai proprio La Divina Commedia? Volevamo far conoscere agli studenti e soprattutto anche ai francesi, che non hanno molta conoscenza né di Dante e tantomeno della Divina Commedia, di far conoscere quest'opera. Abbiamo approfittato di averla messa in musica per poter attirare anche più interesse da parte delle persone, e effettivamente abbiamo riscontrato un buon risultato. Tra l'altro so che domani sono state invitate delle scuole che hanno risposto con entusiasmo all'invito. Esattamente, abbiamo proprio colto l'occasione di questo evento per invitare le scuole, per far conoscere Dante, per far conoscere la cultura italiana qui a Monaco, che non è molto seguita, perché i francesi effettivamente non hanno una dimestichezza con la cultura italiana. Sì, infatti, parlando un po' con le persone in giro, Dante è questo sconosciuto, quindi meglio di un'opera come questa per far conoscere. Tra l'altro il teatro è divulgazione, sì. È nato per questo. Comunque solo ieri ho saputo che è stata tradotta anche in francese,
la Divina Commedia, ma che non ha avuto un grande successo anche nella traduzione francese. Quindi speriamo che con questo evento qui possa effettivamente ottenere un buon risultato. Io penso di sì, perché ho seguito in questi 3 anni l'opera e ho visto che comunque il testo è molto simile al testo dantesco, quindi forse traducendolo in francese avrebbe perso un pochino, meglio lasciarlo in italiano. Ci siamo in parte proprio opposti a tradurlo, perché bisogna rispettare la lingua di Dante e non quella francese. Grazie. Prego. Abbiamo con noi l'ambasciatore d'Italia nel Principato di Monaco, Antonio Moravito, benvenuto, e un bellissimo evento questa sera, quello che apre il mese della cultura italiana a Monaco, quindi la Divina Commedia. E dopo di questo spettacolo cosa ci sarà? È un mese che include una serie di eventi e di iniziative che vanno dall'opera musicale, che stasera vedremo, alle arti plastiche, al teatro, al cinema, al multimediale, all'enogastronomia, ai momenti di riflessione e di presentazione di varie tematiche che toccano l'ambiente, l'energia. Tutto a livelli di eccellenza, che ben si inseriscono in questo contesto culturale del Principato, che è di buon livello e che respira italianità. E che quindi, con una comunità italiana così attiva, così presente, in un contesto culturale e sociale legatissimo all'Italia. Gli italiani a Monte Carlo vanno a teatro? Vanno a teatro, e questo mese, nel contesto del mese della lingua e cultura italiana, vedranno dei teatri italiani. E invece gli altri eventi come li avete scelti? Siete andati a scovarli dove? Ma è stato un insieme di partecipazioni, ognuno aveva nel cassetto un progetto e i vari progetti alla fine si sono messi insieme e fortunatamente concentrandoli in un mese. E gli italiani rispondono bene a questi eventi? Molto bene, perché c'è un desiderio d'Italia, c'è un amore per l'Italia, degli italiani residenti, direi, ma di tutta la popolazione che qui risiede. Tra l'altro so che anche al confine con l'Italia molti italiani vengono qui per vedere gli spettacoli da Ventimiglia, per esempio. Beh, intanto c'è una comunità di frontalieri che ogni giorno viene a lavorare qui, che vanno dai 5 ai 10.000 cittadini, che oltre ai residenti si aggiungono quotidianamente nel mondo del lavoro. E poi il mondo del turismo, cioè qui c'è un flusso continuo dei turisti italiani che quindi partecipano, oltre alle normali attività, alle attività culturali che qui prosperano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. In una selva tra le tenebre cerco una speranza che illumini, cerco una strada oltre il buio mentre mi perdo in questa notte. Capirai il loro senso quando ne passeremo la soglia. No, non sono ancora pronto. Anima viva, partiti da cotesti che son morti. Ad una
dove siamo? Sullo Stige. A quella fiamma. La riconoscerai. È Ulisse che distrusse Troia con l'inganno. Quando n'apparve una montagna bruna, ci rallegrammo. Tornò in pianto. Che perché non puoi parlare? Oscia più che il dolor potei ti Thank you.
Era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il cuore. Fermi, non andare. So